Dal 25 al 27 ottobre si terrà proprio a Firenze un evento particolare promosso dai giovani che riguarda il clima. ELCOI, che cos'è? ELCOI è la Local Conference of Youth on Climate Change, quindi la conferenza dei giovani sul cambiamento climatico, che sarà il primo incontro a livello nazionale di giovani italiani. Ci saranno circa 130 partecipanti da tutto il paese che si riuniranno per discutere insieme ad esperti di cambiamento climatico proposte concrete da fare alle istituzioni locali e nazionali. È recente la nascita di ELCOI? Sì, è il primo anno che l'ELCOI c'è in Italia, ma in realtà in altri paesi del mondo sono già 5-6 anni che avvengono incontri del genere e l'idea è di espanderla ancora di più a livello mondiale. È formata soprattutto da giovani? Sì, siamo solo giovani, minori di 35 anni e anche gli esperti con cui discuteremo saranno per la maggioranza minori di 35 anni. Sedute plenarie e tavoli di lavoro, saranno 3 giorni molto intensi, qual è il vostro obiettivo? Allora, il nostro obiettivo principale è quello di creare delle politiche e degli output che possono essere portati non solo a livello regionale e quindi locale, fiorentino e toscano, ma soprattutto alla COP25 che si terrà in Cile nel prossimo dicembre. Sono giovani preparati quelli che fanno parte di ELCOI? Studiate durante l'anno? Sì, per lo più siamo tutti studenti o persone che già si interfacciano col mondo del cambiamento climatico da anni e che hanno fatto soprattutto degli studi intensi riguardo a questo tema. Ovviamente la conferenza è aperta a tutti, anche ai giovanissimi, quindi ai neodiplomati, quindi chiunque. C'è una percezione che qualcosa in Italia sta cambiando e che i giovani vengano finalmente ascoltati? Sì, direi che la risposta principale la danno le iscrizioni che ci sono state alla conferenza, che sono state veramente un successo e in pochi giorni sono finiti i posti che avevamo a disposizione. E il COI sarà presente anche all'iniziativa di Clean Up, ripulitura, domenica. Si terrà principalmente nella zona di San Frediano. L'incontro è alle 10 in via in Lungarno Soderini 11 a Firenze e niente, verranno ripulite le rive dell'Arno e la zona di San Frediano e Santo Spirito.